sì, lo confesso, anche io sono diventata una fan accanita della Casa di Carta, che in realtà ho iniziato a vedere solo di recente e sono arrivata alla terza stagione, quindi alla fine della terza stagione, ma mi ha preso veramente tantissimo e quindi quando ho visto questa collezione NYX dedicata alla Casa di Carta, non potevo non prendere qualcosa. Ovviamente non ho preso proprio tutto perché alcune cose comunque non mi interessano e quindi vabbè, non le ho prese, sarebbe stato completamente inutile. L'unica cosa un pochino che vabbè, da NYX comunque lo sappiamo che è così, che un po' mi lascia perplessa è il fatto che il packaging dei prodotti è tutto di cartone e questa cosa sinceramente un pochino toglie la bellezza ai prodotti che però sono comunque molto molto interessanti e soprattutto la cosa che più mi è piaciuta è il fatto che c'è molta molta attenzione ai dettagli e ora spero di riuscire a farveli vedere tutti. Direi di iniziare subito dal pezzo forte, ovvero la palette questa, che contiene ben 20, 22, mi sembra, eyeshadow, quindi sono 3, 6, 9, 32 prodotti e ovviamente la cosa che subito attira è per chi comunque è fan o comunque ha visto il film, è già questo che non mi piace il fatto che ci sia scritto anche in inglese, perché questo titolo in inglese è veramente orrendo. Money Heist significa semplicemente rapina di denaro, cioè rapina di contante, orrendo, ma è bellissimo questo fatto che richiama il progetto, no? Il progetto degli edifici che vanno a rubare, a derubare, e quindi è bellissimo per questo. Allora, i colori sono questi, e diciamo che non è che ci sia una grandissima fantasia di colori, però la cosa che subito colpisce è che ci sono questi che sono scritti in, come vedete, diversi da quest'altro perché sono in nero e praticamente questi sono prodotti che non si usano sugli occhi, bensì solo sul viso e sul corpo, quindi sono più che altro prodotti quindi per il contouring, blush e illuminanti vari. La cosa che mi piace è che non so se riesco a farvelo vedere, spero di sì. Questo che si chiama In the Bank contiene proprio una stilizzazione della banca, così come The Vault contiene proprio dei lingotti. Qui il professor ovviamente ha gli occhiali, io spero si possa vedere, non mi rendo conto dalla ripresa se lo vedete o no. Ora, questo press leak, sinceramente, ah, press leak, ok, sono i pupazzetti quelli di carta che fa il professore, ma la cosa che più mi piace è questo Nairobi, se vedete è azzurro e c'è l'orsetto. L'orsetto che si vede nella terza stagione ed è veramente bellissima secondo me questa palette. Ovviamente non ho provato nulla perché ve la volevo far vedere così, ma anche i nomi degli ombretti sono veramente bellissimi. C'è Stoccolma, Helsinki, poi che cosa c'è che mi può piacere? Lisbona, Berlino, Rio. Denver, digging, quindi scavare, gold flood, quindi flusso di oro, Tokyo, one last time, boom boom ciao, red jumpsuit, questo è bellissimo perché in effetti la tuta rossa che portano è di un rosso veramente molto molto bello, Nairobi, insomma, secondo me questi colori se mantengono, diciamo, questa pigmentazione che si vede qui sono veramente molto molto belli e interessanti. Dopodiché
Dopodiché ho preso un rossetto dei due che erano disponibili e tra Tokyo e Nairobi io ho scelto Nairobi perché Tokyo era rosso, ma i rossi ce ne ho veramente tantissimi, mentre questo Nairobi mi piaceva di più perché è questo marrone intenso che non ho. E la cosa che mi piace è che qui c'è scritto Let the matriarchy begin. E questa è una frase proprio, no, che dice lei, ed è veramente bellissimo. Ovviamente mi dispiace il fatto che sia un bullet solamente liscio, quindi che non sia decorato, come invece avviene magari per altre marche quando ci sono queste edizioni limitate, e il packaging, ecco, è di cartone. Però a parte questo, di per sé comunque non è niente male. Poi, secondo me, è fantastico il fatto che abbiano dedicato un'intera palette al professore, perché non poteva essere diversamente. È un personaggio che ti entra subito, no, in testa, perché non puoi non essere d'accordo con le sue idee. E anzi, vorrei dire che per quanto riguarda ad esempio alcune scelte fatte nel film, io sono pienamente d'accordo e secondo me sono delle genialate. Apro questa piccola parentesi, però secondo me il fatto di dare a questi personaggi nomi di città è una genialata, perché ti rimangono subito impressi, come per le persone soprattutto come me che hanno molta difficoltà a ricordare e a memorizzare nomi di persone, il fatto di chiamarli con nomi di città, io per esempio ho trovato molto semplice abbinare il nome della città al viso, e quindi li ho subito memorizzati e quindi entro ancora di più, no, nella vicenda. Così come un'altra genialata è stata, secondo me, e ci ho ripensato guardando appunto Berlino qui, il fatto che comunque questo Berlino è un colore veramente bellissimo, comunque il fatto di far rivivere Berlino nella terza stagione, ora non so la quarta e la quinta perché appunto non l'ho ancora viste, ma nella terza comunque è un personaggio ancora molto presente nonostante sia morto, e rivive proprio attraverso i ricordi, no, di fatti del passato. Anche lì secondo me è una genialata, perché Berlino è uno di quei personaggi che anche lì ti colpiscono subito nelle prime due stagioni, perché è troppo complesso, è troppo particolare, e secondo me Berlino siamo un po' tutti noi, ovvero quelli che stanno molto attenti all'esteriorità, comunque all'apparire, all'apparire in un certo modo, non solo esteriormente e attraverso appunto vestiti, comunque l'aspetto fisico, ma anche nei modi di fare, no? Tutti siamo un po' Berlino, perché sotto sotto siamo tutti anche un po' egoisti e un po' anche cattivi, no, tra virgolette. Per cui questi secondo me sono i punti forti di questa serie. La palette del professore anche qui contiene eyeshadows, ma non solo. Allora, ovviamente qui la cosa che colpisce è subito la frase "We are the resistance". E questa, vabbè, è una frase che compare spessissimo nella serie. E anche qui abbiamo questi 5 prodotti qua rossi, che sono solo per il viso, quindi sono blush e prodotti per il contouring. E qui, in questa, come vedete, se riuscite a vedere, spero di sì, ci sono qui e qui, c'è lo stesso simbolo che c'era anche di qua, dei, non mi viene la parola, degli origami che fa lui appunto con i pezzetti di carta. Allora, questo è veramente carino, se è così com'è qui, perfect plan, come vedete è... Non so dove ero rimasta perché mi ha suonato il postino. Vabbè, comunque, credo che stessi dicendo che se questo colore qua, Perfect Plan, è come si vede qui, questo è bellissimo, perché come vedete è veramente molto molto ricco di riflessi dorati, bellissimo. E comunque questa pure è una palettina molto comoda, compatta,
E praticamente ha tutto, blush, contouring, volendo anche illuminante, e quindi insomma carina. E poi ho preso l'un illuminante, e questo come vedete ricorda molto il lingotto d'oro. E niente, questo io ho preso la colorazione rose gold, ovviamente, che io adoro. E quando l'ho aperto sono rimasta, ho detto wow. Allora, innanzitutto qui c'è scritto una frase che dice il professor: "The only gold that matters", ovviamente. E non so, cioè, se anche questo illuminante è come risulta qui. Credo che sia uno degli illuminanti più belli che io abbia mai avuto, perché come vedete è ricco ricco di pigmenti dorati, rosati, cioè è veramente molto molto bello, e quindi non vedo l'ora di utilizzare tutte queste belle cose. E in omaggio, perché avevo superato il limite di spesa previsto per questa collezione, c'era in omaggio questa pochette, ovviamente dorata, dove c'è scritto Netflix, La Casa de Papel, e il dettaglio che c'è è questo, ovvero questa gomma con la maschera di Dalì, dettaglio molto molto carino secondo me, azzeccatissimo. E quindi niente, questo è tutto il mio bottino, bellissimo, veramente bellissimo, sono contentissima di aver comprato queste cose proprio perché io adoro il cinema, adoro i film, le serie un po' meno, però quando trovo una serie che mi prende, mi piace appunto avere un ricordo, no, di quella serie. E La Casa di Carta, sì, è una di queste serie proprio che mi ha preso tantissimo, proprio perché poi ogni puntata finisce con un colpo di scena. E quindi sei invogliato a voler vedere appunto come prosegue, quindi trovo veramente molto molto geniale. Fatemi sapere se anche voi siete Casa di Carta addicted come me, se vi piace questa collezione di trucchi, se avete preso qualcosa anche voi. Ah, non vi ho fatto vedere l'interno della pochette, che merita, perché come vedete, oltre ad esserci scritto NYXNYXNYX, ma c'è anche la maschera ovunque, quindi veramente carina, carina, carina. Io ovviamente vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!